Buongiorno belli, benvenuti al mio canale, io sono Amal e oggi ho la faccia di tutto, sono stanchissima, non so perché, sono da 3 giorni che piove qua, che non piove mai così tanto, e da altri 10 giorni di pioggia. Stavo guardando nel cassetto delle cosette che ho di cosmetici, io ho 2 cassetti pieni di roba. Allora ho trovato queste 2 cose, ho trovato questa maschera che si chiama My Curls, che è per i capelli ricci e che la userò per fare il styling per i capelli, e questa qua è una crema colorata che do un tocco di colore ai capelli. Quindi se vi va di seguirmi, vediamo se questa maschera, io non l'ho mai provata, la proviamo insieme e vediamo se funziona davvero. Se funziona vado a cercare questa marca, la marca migliore del Brasile, non la conosco, mi informerò e andiamo a vedere coi capelli meravigliosi, ci facciamo fare più la pettinatura. Allora, ho lavato i capelli, ci ho messo l'aceto di mela senza sciacquarlo, l'ho messo solo su nell'ultimo passaggio. Adesso faccio un lavoretto, devo mettere questo specie di colore ai capelli. Allora, li divido a metà. E userò questo colore. Vediamo che colore è. È rosso. Non mi ricordavo neanche che colore è. Pensate un po'. Allora. Sa di caramello. Un odore di caramello. Adesso vado alla parte sopra. Adesso vediamo una pettinata. Colora com'è. Adesso andiamo a mettere questo. Cominciamo col styling e uso la Flexi Brush, che faccio i 2 passaggi. Il primo passaggio lo passo proprio sul bordo, il secondo come separare le ciocche. Da questo punto vi faccio vedere una tecnica nuova per fare il styling ai capelli, quella di non fare la riga verticale, ma praticamente staccare delle ciocche orizzontali, così non ci vengono le righe in mezzo, perché quello che mi succede spesso
che magari con l'aria, col vento, l'umidità che ci sono questi giorni, oppure quando vado a ballare mi si dividono i capelli o metà, perché comunque prendono la memoria quando io lavo i capelli, che li lavo sempre a metà, o magari quando, li divido quando faccio il styling. Infatti volevo provare questa tecnica qua, effettivamente quando si sono asciugati i capelli si sono asciugati senza nessun tipo di riga, e quindi praticamente prendere le ciocche orizzontali, scusate, così, in questo modo qua, il rollo e il riccio, poi gli do la seconda pettinata. Sono due pettinate, la prima proprio al bordo, la seconda è più libera. Comunque sono andata a vedere su internet questa marca qua, c'è qua a Valencia, cioè si trova Druni, una marca che non costa tantissimo, perché questa crema, questo balsamo costa sul 5 euro, questo proprio esattamente, ma c'è anche la linea proprio per i capelli ricci, shampoo, balsamo, balsamo quello che si risciacqua, quello che non si risciacqua, il gel, c'è tutto. Però io credo che comprerò lo shampoo, io credo che comprerò solamente questa qua da usare durante il styling. Comunque gente, se volete che provo per voi qualcosa, avete qualche richiesta, informazione, qualsiasi tipo di curiosità, basta scrivermelo nei commenti. Io nel corso degli anni ho cambiato tanto il styling, ho cambiato tanto la maniera come trattare i miei capelli, ma realmente ogni tanto torno anche ai vecchie cose che facevo. Oggi invece avevo l'idea di fare proprio una pettinatura, poi alla fine ho detto di no perché volevo proprio provare questa crema per vedere il risultato, come escono i capelli. E la mia scelta oggi per il Flexi Brush è stata proprio azzeccatissima, perché questa crema davvero davvero dà un riccio veramente veramente bello. Adesso che mi sono asciugati i capelli, vi parlo perché comunque è il secondo giorno dopo il lavaggio, e l'unica pecca che c'ha, che toglie un po' il brio dei capelli ricci, però la definizione lascia una definizione veramente bella. Nei prossimi giorni vi faccio anche un short video, dopo il terzo giorno del lavaggio, per farvi vedere il risultato. Adesso faccio un po' di crunch e rock and roll per separare le ciocche. Adesso esco a fare la passeggiata con Cali, perché mi piace asciugarle al naturale, anche se ci sono queste giornate un po' piovose, però per il momento non sta piovendo, e metto questa molletta perché così quando si asciugano, quando cammino, non mi cadono davanti e mi si asciugano con le ciocche davanti. Vado a passeggiare Cali, che le asciuga al naturale, e vi faccio vedere il risultato. Tempo che sono a casa, sempre metto la cuffia perché non voglio rovinare i ricci. Questa qua è la forma che c'è di solito quando metto la cuffia, a parte che non ho ancora sistemato. Metto un po' di vasellina, la scaldo per benino, perché adesso gli diamo un pochettino di forma. Comunque questa crema qua, questo balsamo, come posso definirlo, per i capelli mi piace tanto, perché quando ero fuori i capelli si sono asciugati ma i ricci sono rimasti veramente belli separati, e mi piace, non so, la proverò per questi due giorni e vedo come rimangono i capelli. Se rimangono belli vado a cercare a comprarmela. Allora, vi faccio vedere solo i ricciolini come sono
stupendi. Li separo un po'. Sono davvero, davvero, davvero stupendi. Vado a dargli una forma. Cecali qua per terra. Allora, cominciamo. Prima mi si è accappottato la crema della Lola Cosmetic. La applico un pochino, che mi dà pena. Questo qua è il risultato finale. Guardate che belli che sono. Sono stupendi. Stupendi, stupendi, stupendi. Devo separarli un po'. Stupendi. Guardate qua sotto come sono belli. Io credo che domani saranno molto più voluminosi. Qua sono abbastanza, sono attaccati. Credo che dovevo, perché non conoscevo bene questa crema, dovevo separarli di più durante il styling. Anche che ho cercato di fare boccole più piccoli, le ciocche più piccole, comunque si sono legati. Stupendi, ricordatevi questa crema qua, la vado a cercare, questa qua, Novex, la cercherò. Bella gente, se vi piace questo video, se vi piace il mio canale, mi raccomando lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Un bacione a tutti e mi raccomando, seguitemi su Instagram e Facebook, vi voglio un mondo di bene, grazie a tutti, ciao!